Crea il tuo miglior corpo. È nostro dovere tenere in buona salute il corpo, altrimenti non saremo in grado di mantenere la nostra mente forte e chiara. Siddhartha Gautama. Non è un segreto che uno stile di vita sano porti benefici a chiunque. Creare uno stato mentale positivo, compiere scelte alimentari salutari e fare regolare attività fisica sono tutti fattori principali del nostro benessere. Quando riesci a mantenere una vita bilanciata che includa mente, corpo e anima sani, ti renderai conto che gli eventi esterni della tua vita, tutte le cose che non puoi controllare, tanto per intenderci, avranno molto meno impatto sulla tua felicità e sul tuo successo nella vita. Ma ti fornisce anche delle solide basi per creare una vita migliore. Prendere il controllo della tua salute è molto efficace quando guardi te stesso da una prospettiva olistica. L'approccio olistico, dal greco holos, intero, tutto, prende in considerazione la persona come sistema completo, i suoi bisogni fisici, psicologici e sociali, che si relazionano direttamente con la loro controparte spirituale. Sostanzialmente, puoi migliorare il tuo benessere generale integrando aspetti di ogni parte di te stesso e non semplicemente mangiando correttamente e facendo esercizio. La tua mente ha bisogno di stimoli, hai bisogno di interazione sociale e solide relazioni, e devi nutrire il tuo lato spirituale mentre ti occupi degli aspetti fisici del tuo corpo. Quando qualcuno desidera migliorare la propria salute, c'è sempre un impegno a lungo termine da prendere. Non basta seguire una dieta per un mese, anche se è una moda recente provare nuove e miracolose diete, queste cose sono molto effimere. Ti potranno dare dei benefici a breve termine, ma non sono la soluzione. Faresti molto meglio prendendoti il tempo e facendo lo sforzo di guardare veramente a te stesso, da ogni punto di vista. Preparandoti mentalmente, acquisendo più conoscenza possibile sugli stili di vita sani, aggiungendo gradualmente abitudini positive, mentre elimini lentamente quelle negative, e scoprendo nuovi modi di nutrire anche il tuo io interiore. Puoi intraprendere questo percorso anche con l'aiuto di un nutrizionista. Ti sconsiglio caldamente diete fai da te e metodi miracolosi. Come per ogni cosa, anche il corpo richiede cura costante e perseveranza. Qui vorrei darti consigli di massima che puoi integrare alle specifiche indicazioni del tuo medico circa il tuo regime alimentare. Ciò con cui nutri il tuo corpo è il fattore principale nella salute del tuo intero essere. Non solo il te fisico, ma anche quello emozionale, sociale, mentale e spirituale. Il modo in cui il corpo usa il cibo che gli dai influisce su ogni parte del tuo essere. Un primo consiglio è nutrire il corpo con gli alimenti più appropriati ed evitare tutti i cibi cosiddetti riempitivi. Questo è un passo fondamentale per ottenere un livello di salute eccellente. A meno che tu non viva in una caverna, sei bombardato su base regolare da pubblicità e consigli che riguardano molti alimenti apparentemente sani. La verità è che l'affermazione che un alimento è sano rispetto a un altro non dovrebbe essere presa come una dichiarazione di beneficio definitiva per il tuo corpo. Ti devi informare da fonti neutrali ed esterne per assicurarti di avere la migliore conoscenza su quale sia realmente la migliore combinazione di nutrienti e di macronutrienti. Proteine, grassi, carboidrati, che rappresenta il carburante migliore per il tuo corpo. Cambiare il modo in cui pensi al cibo, informarti su ciò che mangi e valutare i pro e i contro degli alimenti che consumi sarà di grande beneficio per cambiare la tua dieta. C'è inoltre un altro aspetto che dovresti prendere in considerazione per semplificare il tuo percorso verso una nutrizione sana e consapevole. Il cibo non esiste per compiacere le emozioni, ma è il carburante che fornisce al tuo corpo l'energia necessaria per funzionare correttamente. Un'automobile ad alta performance ha bisogno di carburante ad alta performance che contenga solo gli elementi essenziali richiesti per far funzionare il suo motore. Allo stesso modo, se il tuo corpo fosse alimentato da cibo di alto livello e non dovesse perdere tempo a processare cibo con poco o nessun valore nutritivo che serve solo a saziare l'appetito, allora scopriresti un corpo nuovo che funziona così efficientemente da darti la sensazione di poter fare veramente qualunque cosa.
Cambiare le abitudini alimentari non è semplice, lo so. Per apportare cambiamenti che durino nel tempo, ti propongo alcuni consigli e strategie efficaci per installare in te questo nuovo modo di pensare al tuo corpo, di alimentarti e di fornire energia al tuo corpo. 1. Tieni traccia di quello che mangi e che bevi per almeno una settimana. Questo ti aiuterà a giudicare in modo costruttivo le tue abitudini alimentari, a identificare le aree che hanno bisogno di cambiamento e a diventare più responsabile circa le tue scelte nutritive. Diversi studi hanno mostrato che questo è uno dei componenti vitali per acquisire un regime alimentare sano e per la perdita di peso. 2. Mangia lentamente. In questo modo concedi al tuo corpo il tempo per farti sapere che sei pieno e ti senti molto più soddisfatto dal sapore del cibo che stai mangiando. 3. Scegli alimenti sani. Non hai bisogno di contare le calorie e fare porzioni perfette. Preoccupati piuttosto di scegliere alimenti che si trovino nello stato più naturale possibile. Verdure, frutta, cereali, legumi, carne non lavorata e che includano una grande varietà di colori per godere di un più ampio spettro di nutrienti. Lentamente ma costantemente costruirai nuove abitudini sane che resteranno con te per sempre. 4. Bevi acqua regolarmente durante la giornata. Non solo l'acqua ripulisce dalle tossine e dai prodotti di scarto del corpo, ma ti aiuta anche a sentirti più energico. Ti fa pensare più chiaramente, migliora l'aspetto della tua pelle e ti aiuta a sentirti meno affamato. Se non stai bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno, fai di questo il primo cambiamento per creare il migliore te stesso sul piano fisico. 5. Mangia con moderazione. Non pensare che tu non possa mai più goderti un dolce. Semplicemente non fare di questa cosa un'abitudine. Allo stesso modo, usa i concetti di moderazione ed equilibrio anche con le porzioni. Non riempire il piatto con una grande porzione di pasta ad alto contenuto di carboidrati per poi accompagnarci una piccola porzione di verdura a basso contenuto di carboidrati. Riduci la pasta, aumenta la verdura, in modo che siano bilanciati. Anche se i carboidrati sono una parte importante di una dieta sana, vengono spesso consumati in quantità superiori al nostro fabbisogno e non contribuiscono alla performance ottimale del tuo corpo né al mantenimento del peso ideale. 6. Non mangiare nulla 4 ore prima di andare a dormire. Diverse ricerche scientifiche suggeriscono che questo semplice cambiamento dietetico porta numerosi benefici per il sistema digestivo e aiuta ad evitare il consumo di snack ad alto contenuto di grassi e calorie che spesso avviene dopo l'ultimo pasto della giornata. 7. Impara ad apprezzare i grassi buoni. I grassi tendono ad avere una cattiva reputazione perché sono il maggiore fattore dell'aumento di peso, ma in realtà è il loro consumo esagerato che causa questo aumento e che rallenta i processi metabolici del corpo. Fatti una cultura seria e ponderata circa gli alimenti che apportano i grassi più utili e importanti per il nutrimento del tuo corpo. Un paio di opzioni eccellenti: noci e semi, oli vegetali, avocado, pesche. 8. Limita gli zuccheri e i sali e riconosci le fonti nascoste di questi elementi. Anche se ormai è risaputo da tutti che consumare troppo zucchero e troppo sale non è l'ideale, l'ostacolo più grande è essere sufficientemente informati per rendersi conto di tutti gli alimenti in cui questi ingredienti invisibili si nascondono. In questo modo, per la maggior parte, le tue fonti di cibo cominceranno a diventare sempre più naturali, ma ci saranno sempre delle opportunità per zuccheri e sali di infiltrarsi nei tuoi pasti senza che tu te ne renda neppure conto. Tieni a mente che il sale viene utilizzato per conservare la carne, i cibi in scatola, dove viene comunemente chiamato sodio. Lo zucchero, poi, ha ancora più nomi in codice a cui dovresti fare attenzione: destrosio, fruttosio, glucosio, maltosio, saccarosio, maltodestrina, zucchero di canna, molassa, dolcificante, sciroppo di mais, malto d'orzo, caramello, solo per citare i più comuni. Una lista di ingredienti che contenga uno qualunque di questi nomi può essere considerato un prodotto zuccherino, quindi fai attenzione. Il modo migliore per nutrire il tuo corpo è consumare alimenti buoni e sani durante tutta la giornata a intervalli di 4-6 ore. Molte persone, specialmente gli adulti con giornate traboccanti di impegni,
evitano completamente gli snack oppure consumano quelli industriali ad alto contenuto di zucchero e a basso contenuto di nutrienti, per semplicità ma anche per carenza di conoscenza. La soluzione migliore per evitare snack che danneggino la tua salute, in pochissime parole, è questa. Preparati in anticipo. Segui queste linee guida per migliorare la tua salute e il tuo umore. 1. Compra solo cibi confezionati dopo aver letto bene la lista degli ingredienti e aver determinato l'assenza di conservanti, zuccheri, aromi artificiali e altri ingredienti dal nome così lungo e complicato che non riesci neppure a pronunciarlo. È regola generale che qualunque alimento con più di 5 ingredienti non sia probabilmente la scelta migliore. 2. Consuma prodotti crudi e freschi il più possibile. Ripiegare per la maggior parte delle volte sul biologico è un'altra ottima soluzione. Se non riesci, prova almeno a scegliere frutta e verdura da quella lista che contiene alimenti più frequentemente carichi di pesticidi. Mele, peperoni, mirtilli, sedano, ciliegie, uva, cavoli, prugne, pesche, patate, spinaci e fragole. 3. Sii creativo con i tuoi snack. Prepara spuntini prendendo spunto da ricettari e risorse online e dedica un po' del tuo tempo a preparare porzioni che siano già pronte da sgranocchiare in qualunque momento. 4. Arricchisci insalate di frutta e verdura con spezie ed erbe aromatiche. Questo dona grande varietà ai piatti e soddisfa il tuo palato con diverse tipologie di gusti. Preparale tu stesso, così puoi controllare cosa ci sia dentro. 5. Tieni sempre a disposizione delle noci al naturale. Non ti preoccupare del contenuto di grassi delle noci. È grasso buono, che il tuo corpo assorbe e usa a tuo beneficio. Stai piuttosto attento al consumo di cibi ad alto contenuto di carboidrati, come i prodotti a base di grano, le patate, il riso. Inoltre le noci sono piene di proteine, gli antiossidanti e degli acidi grassi più amichevoli per il corpo, gli omega 3. Ricorda che informarti su ciò che mangi ti aiuterà a seguire un regime alimentare. Ti risparmierai il rischio di sviluppare una vasta gamma di cattive abitudini e saprai riconoscere i cibi specifici per fornirti il carburante ottimale perché il tuo corpo lavori al massimo della performance. Più cose sai, meglio andrà la tua vita e il tuo corpo sarà un esempio eccellente della tua conoscenza all'opera.